Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al tredicesimo episodio di Pomo Nero che penso che entreremo nella cava elettrica, ragazzi. Ma allora, ragazzi, sono tornato un attimo indietro. Ok, Derling, vai. Ok, quindi va a vedere, ok, perfetto. Allora, ritorniamo al libro giochi e poi andiamo a cavare pietra elettrica, là, come cazzo, la si chiama. Ok, ragazzi. Cava pietra elettrica, attenzione alle scariche elettriche. Perfetto. Entriamo, entriamo, entriamo. Di qua. Mi porto l'allenatore. Attenzione N, ragazzi, N. A proposito, sembra che siano stati loro a destruire l'entrata di questa cava con la tela di Galvantula. Che prenderemo? Ho cambiato gli Leopard, ragazzi, ho tolto gli Leopard, ho messo Swadron, almeno abbiamo un Pokémon tipo erba. Che si evolve, ho letto con l'amicizia, quindi con l'affetto, robe del genere. Incredibile, pazzurdissimo. Wow. Invece devo sempre tendere verso alcuni estremi, sei in posizione neutra, la cosa mi fa piacere. Più avanti troverai l'aspettamento in plasma, che è che vuole. Ok. Attenzione N, ragazzi. E secondo me, ragazzi, non è male questo Leran, non è male, eh. Non è male, ragazzi, con le 8 erba, fa 1000 bave, color morso, foglie lama e protezione. Non è male, non è male, non è male. Non abbiamo visto però una cosa. Attacco, ok, più attacco. È più fisico. Allora, chi è? Oh, è bella. Sempre bella, ragazzi. Ogni episodio caga il cazzo. Se spingere le rocce fluttuanti si muovono, giusto, prof. Aralia? Oh, attenzione. Esatto, come va, Ricky? Come al solito, questo luogo è saturo di elettricità, come piace tante Pokémon. Per questo alcune rocce decisamente cariche reagiscono fluttuando nell'aria. Ok. Anche Klink potremo catturare, ragazzi. Ortu nuovo? Ok. Aumenta un po' i punti a fine esperienza. Allora, io direi di dare il fortunuovo, ragazzi. No, perché butta? Ok. Lo diamo a Leran. All'Eran, all'Eran, dai, all'Eran. Ok, era così, perfetto. Perché non va? Ah, devo tirarlo verso la. Ah, ok, verso la pietra, ovviamente. Ok. Antiparalisi, buono, dai, non è male. Qui c'è un allenatore. Vai. La cava, ragazzi, la cava. La cava pietra elettrica. Pi 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 pi. Klink. Pokémon acciaio. Ovviamente qui, ragazzi, cambieremo Pokémon. E mettiamo Pyro. Ora tocca allenare Swadron, ragazzi. Attacco X ha fatto, va benissimo. Qui c'è una bella nitro carica impazzurda in T-Face. Sciottato. Comunque spero che vi stia piacendo questa serie, ragazzi, eh. Ok, abbiamo preso un po' esperienza da tutti i Pokémon, diciamo. Ok, qua invece devo fare così. Ok. Oh, revitalizzante, incredibile, va benissimo. Ok, l'effetto repellente è finito. Quindi ora può catturare. Possiamo catturare dei Pokémon. Ora, se viene Galvantula, ragazzi, è il to. Eccolo. Jolteon, no, Galvantula. Galvantula è l'evoluzione, è vero. Ragazzi, l'abbiamo già trovato. Io userei protezione per vedere un attimo le mosse. Color morso. Ok. Mettiamo un attimo le pomone tipo acqua perché voglio vedere le mosse di tipo elettro, sinceramente. Poi rimetto un attimo Swaddle. Gastroacido. Ok. No, sono un coglione. Sono un coglione, ragazzi.
Elettrotele. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Va bene, va bene, va bene. Comunque mettiamo Palpitoad perché è pure di tipo terra, quindi non è effetto, ragazzi. Sono un coglionazzo. Ok, catturiamo Clink intanto. Ok, Clink l'abbiamo catturato, ragazzuoli. Perfetto. Allora, devo trovare Joltik. Intanto una curable. Non è l'allenatore, pensavo allenatore invece. Ecco qui Joltik. Allora, proviamo a catturarlo, ragazzi. Perfetto, catturato. Catturato, signori. No. Maresh. Così, Maresh. Perfetto, io direi... Forse di metterlo subito quel Joltik, raga, perché sta al 24, quindi gli do il conduito di esperienza e metterlo subito. Chi tolgo? Chi tolgo? Cono gelato? Merda, sono un coglione, qua sono morto. Mettiamo, usiamo cono gelato un attimo. Acrobazia. Porca merda, ragazzi. Arcanal 31, raga. Ancora acrobazia ci usa. Ragazzi, mi fa tutta la squadra questo Arcan, non ho capito. Mi fa tutta la squadra, ragazzi, con acrobazia lì. Raga, ma veramente toglie così tanto? Stiamo morendo con un Arcan, eh? Ok? Siamo morti con un Arcan, raga. O forse no. Invece sì. Siamo morti da un Arcan, ragazzi. Ma scherziamo? Chi è che ha resistito di più? Forse Pyro. Ok, grande Kaiman, grande cazzo. Grande Kaiman, grande cazzo. Mamma mia, ragazzi, Arcan con acrobazia, ma è illegale questo Arcan. Cioè, mi ha distrutto la squadra. Vabbè. Una cosa buona è ritornare al centro Pokémon per prenderci anche il nostro Amicots nuovo, ragazzi. Il nostro nuovo Amicots Joltik. Che metteremo anche nella grafica. Ma questo Arcan, ragazzi, illegale, eh? Ha usato soltanto acrobazia, comunque, posso dirlo. Ok, siamo ritornati qua, ragazzi. Abbiamo preso Joltik, che ha attacco speciale 42, quindi è proprio uno specialista incredibile. Però ha due mosse di tipo fisico, va bene così. Allora, mettiamo repellente, ragazzi, che l'abbiamo comprati proprio apposta. E proseguiamo la nostra avventura. Ok. Vai così. E dobbiamo andare qui sopra. What? What?
È vero, c'è anche Tinamo, ragazzi, come Pokémon elettro. Interessante. Dai, però fammi scappare. Interessante. Scintilla già. Ok. Ragazzi, è meglio Tinamo o Galvantula? Cioè, Electros o Galvantula? Forse è meglio Electros, vero? Ci dobbiamo pensare. Ok. Nel mentre noi andiamo avanti. Cioè, trovo qualcosa. Io ho quasi finito di raccogliere i dati di cui avevo bisogno. Questa cava esiste da antichità, ma la prima testimonianza della presenza di Clink risale a 100 anni fa. Non c'è alcuna traccia prima di allora, ma certo, possiamo concludere che Clink è comparso all'improvviso 100 anni fa. Da dove vengono i Pokémon? Da dove vanno? Se riusciamo a scoprirlo, rinsalderemo ancora di più il nostro legame con loro. Perché essere così meravigliosi e accettano di stare in nostra compagnia? Boh! Perché siamo magici? Aspetta. No, che cazzo mi serve a me? Scusa. Ah. Super pozione. Mi stavo dimenticando un attimo dove stavano le super pozioni, ragazzi. Allora, andiamo sopra che c'è un allenatore. Ci stanno un paio di allenatori. Ok. Ma non so se si va sopra o sotto. Dopo andiamo un attimo a vedere sotto se c'è qualcosa, ragazzuoli, bellissimi patatini. Boldor. Ok. Vai, Leran, qui puoi allenarti. Foglia lama. Attacchi pure prima, quindi good. Abbattimento. Merda. Merda. Merda, ragazzi. È vero, perché è coleottero, quindi è super efficace. Vai con Fanghiglia, signor Frog. Bravo, Frog, bravissimo. Vai. Livella, livella. Gurdur. Vai con Draculaz. Vai con Draculaz. Facciamo volo. Vogliamo, vogliamo in alto nel paradiso. Intanto bevo un goccio d'acqua, ragazzi. Non ci credo. Pure brutto colpo. Va bene. Ok, stavolta attaccato. Non l'abbiamo manco ucciso. Aerosoio, vai. Ok, e Guldur è andato. Perfetto, perfetto. Buono così, buono così. Dobbiamo usare un po' di pozioni qua, ragazzi. Una. E due. Va bene così, va bene così. 76 su 77, che ridere. Ma se io voglio andare un attimo qui sotto, che cosa ci sta? Ah, c'è un ponte. Ma non mi ricordo qual è la strada principale. Ancora Tinamo, va bene. Ma qui come faccio? No, devo passare per forza sotto, ragazzi. Ok, abbiamo capito che dobbiamo passare qui sotto. Più avanti sono delle scale, ti aspetta il Team Plasma. Iper pozioni, ragazzi. No, sbaglio. Una cogliona. Vai, andiamo. Fondiamo tutti, ragazzi. Clink. Ok.
Vai con Pyro. Vai col signor Pyroz. Speciale X, va benissimo. Diletta Leotta comunque era. Nidrocarica. Shottato! Shottato, signori. Let's go, ski. Comunque, andando avanti, ragazzi, con le serie, mi viene in mente di fare una serie strana. Poi vedrete, ragazzi. Intanto qua c'è una bella Pokéball che è ferro. Molto interessante il ferro da mangiare, non è vero? Ho sbagliato? Ok. Sotto le scale. Scendiamo le scale. No, mi sono preso un corpo. Clink, va bene. Ok. Allora. Lotta in doppio, signori. Ah no. Bevita, ragazzi, mi ha dato. Pensavo una lotta in doppio, pensavo. Ok. Quindi doppia bevita, grazie. Mi faccio i soldini. Mi faccio i soldini, ragazzi. Allora, qui ci stanno delle scale, però... Noi intanto rimettiamo il repellente. Però ragazzi, prima di andare alle scale, qui sopra c'era qualcosina. Ecco. Infatti, una bella timer ball. E ci sta il team plasma. Ok. Intanto c'è un altro allenatore. Però mi può mettere in sesto i Pokémon questo quando abbiamo battuto, Swadron, ok. Ovviamente io mo che l'ho torto, ragazzi, che ho messo Frog, perché ogni volta c'erano i Pokémon selvatici che appaiono. Mettiamo Pyro perché Swadron, ragazzi, è anche Coleottero. Quindi se mi fa una mossa Coleottero su Zubat, Zubat muore male proprio. Togli la mobile. Vai, signor Pyro. Nitrocaritas. Ok, penso che ci ho ottato male, perfetto. Perfetto, signori, perfettissimo. Un po' di XP a tutti. Maresh livello 25. Maresh, ragazzi, vi ricordo, è Joltik. Ok, dammi... Ok. Lui mi rimette in sesto la squadra. Abbiamo trovato un medico, ragazzi, e si gode. Andiamo a affrontare questi team plasma. Perfetto. Affrontiamo il team plasma, signori. Quanto è bella Lost, quanto è bella la canzone del team plasma, raga. Cioè, tutte le canzoni di Pokémon nero sono tutte belle, ragazzi. Cioè, qualcosa di pazzurdo. Magari i nuovi Pokémon così anche, ragazzi. Mo speriamo nel nuovo Pokémon Legend Z. Che sia, boh, carino. Scraggy. Sberletese a Scraggy. Perché si ricorda, è tipo buio. Quindi una bella sberletese in faccia. Ok, sì, me ne ricordavo bene. Perfetto, pure brutto colpo, signori. Un po' assurdo. Ok. Watchog. Ancora Pyro. Ancora sberletese. Forse 3 hit con lui. E invece non le fa 3 hit. Super Zanna. Quanto mi ha tolto, ragazzi? Perché è Super Zanna? Ma mi ha tolto più di 60, 50 qua. Quanto cazzo mi ha tolto? Incredibile, mi ha tolto più di 50 comunque. Curiamo il nostro Pyro. Sì, mi ha tolto 53, ragazzi. Ok. Affrontiamo un altro team plasma qua. Se vinco io libera i tuoi Pokémon. Pensa se tipo perdevi contro il team plasma, non avevi più i tuoi Pokémon, ragazzi. Devi riniziare tipo con i Pokémon del box. Oppure che devi iniziare proprio l'avventura da capo. Ma immaginate una roba del genere. Raga, qua tocca utilizzare Pyro.
Rivincita che non ci fa un cazzo, sinceramente. Quindi una bella sberletese in two face un'altra volta. Però stavolta fa le tre per fa... Raga, ma Pyro non fa più niente con sberletese. Cioè, minchia. Cioè, per favore, almeno tre, oh. Sicuro mo era più di tre, guarda. Era più di tre qua. Ok. Va tutto anche questo. Vediamo quanti cazzo sono, ragazzi. Oh, Trubbish. Qui ci dobbiamo mettere Sandile, ragazzi. Pokémon di tipo terra. No, in realtà ce l'abbiamo, aspetta. Colpo di fango, fratello. Non serve manco cambiare. Uno di vita è rimasto, va benissimo. Riduttore è morto. Morto da solo, Trubbish. Trubbish, ragazzi, mai usato e mai userò. Galvantula. Jortic vuole imparare lacerazione. Gastroci lo toglio. Lacerazione è molto buona. Se ricordo toglie 70. Leopard. Proprio appena tolto, ragazzi. Se no il team così ci potrebbe stare, ragazzi, sinceramente. Vai con sberletese. Almeno 3. Bravo. Pure brutto colpo alla fine, che non serviva un cazzo, ma va bene così. Ma va bene così. Ok. Ma sinceramente non mi ricordo a che livello si evolve Joltik a Galvantula, in Galvantula, ragazzi. Lo sapete, scrivete nei commenti casomai. Trubbish intanto. Un altro bel colpo di fango. Incredibilmente pazzurdo. Vai. Rimane sempre con... Oh, se fa riduttore mi sento male. Ok, ho usato fango. Non mi avvelenare, ti prego. Riusa colpo di fango. Almeno si va a dormire questo, questa spazzatura incredibile. Che schifo, ragazzi. Un altro Trubbish. Però stavolta direi di usare Kaiman, ragazzi. Almeno giochiamo un po' con tutti. Facciamo giocare un po' tutti, ragazzuoli. Sabbio tomba. Oh, lo shot anche, ragazzi, attenzione. Arroganza, si sta incazzando Kaiman perché non si evolve, quindi si incazza tantissimo. Ancora Trubbish. Direi un'altra volta sabbio tomba. Che è andata alla perfezione prima. Ah, era brutto colpo, gli avevo fatto allora? Non avevo letto. No, ho avvelenato, ragazzi, non ci sto credendo. Vabbè, dai. Anche quanto togli il veleno, raga? Mi toglie tantissimo il veleno. Pera. Ok, ho ucciso anche lui. L'attacco intanto sale zitto zitto, bello bello. Ok. Devo assolutamente togliere subito l'avvelenamento. Ah. Oh. Dov'è antidoto? Eccolo. Ok. Andiamo su super pozioni. Così già ci abbiamo la borsa lì. Ok. In plasma incredible. Selly. No, piccolino. Ok, Watchog, ragazzi, eh. Mettiamo Pyro. Spero che non mi fa in super zanna. Stordiraggio, ok. Anche se rompe il cazzo, eh. Sinceramente parlando, però. Posso attaccare. Eccola, ragazzi. Dai, Pyro. Bravo.
Tre colpi, vai, Ro. Ok. 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 Maresh, livello 27, intanto. Sandile. Leran. Così. Me la trovo con lui. Foglie lama. Merda, mi ho fatto bullo, raga. Sempre la confusione, comunque. E vabbè. Fango sberla. Mi ha tolto uno, ragazzi. Mi ha tolto proprio uno. Dai, però, Leran, Cristo Dio. Attacca con sta confusione di merda. Come togliere un'altra volta uno? Mi sto padando da solo, sinceramente, raga, con la confusione. Ragazzi, ma è veramente possibile? Ma stiamo scherzando? Togli sta confusione. Oh, mamma mia. Cioè, bastava così? Ma odio la confusione, ragazzi, è quella che odio di più, vi giuro. La confusione è quella che odio di più. Cioè, 3 su 3, incredibile. Cioè, 3 turni a essere colpito con la confusione. Veramente incredibile, ragazzi, veramente incredibile. Cioè, non so se sono sfigato io, raga, o qualcosa, ma boh, vabbè. Pietra tuono? Oddio, si può evolvere con la pietra tuono? No, no, no. Pensavo, ok, pensavo, ragazzi. Ok, mancano questo e un altro là sopra. Poi non so se sotto c'è qualcosa. No. No, no. Oh, Leopard ancora. Direi di mettere sempre Pyro, ragazzi, contro Leopard. In realtà potrei mettere anche Siwaddle o ste robe qua, però ancora sono a livelli bassi, quindi non vorrei rischiare. Che con l'Or Morso, alla fine, non è male, non è male, ragazzi, non è male. Facciamo sberletese. Unghia Guzze. Vai, sberletese. Madonna, raga. Tre colpi. GG, Pyro. Ok. Buono. Ok. Oddio, ci sta su e sotto. Cioè, giù e sopra, ragazzi. Ci sta qua. Attenzione. No. Oh, Sandile, perfetto, gli usiamo fanghiglia. Vai con fanghiglia. Quello più veloce, ragazzi, incredibile. Perfetto, forse Frog livello 30. Livello 30 per Frog, signori. Watchog. Mettiamo Pyro. Ragazzi, stanno giocando solo loro due in questo videozzo pazzurdo. Vai, facciamo sberletese come sempre. Minchia, comunque sberletese, raga. OP, eh. No, OP, però serve tanto. Dai, vuoi rimanere uno di vita, ragazzi? Ma seriamente? Cioè, io boh, veramente certe volte non lo so del gioco. Mi deve far togliere 53 di vita al Pyro. Così, gratis. Ok. Devo dire, Watchog comunque rompe veramente il cazzo. E siamo andati, abbiamo scelto di andare sotto, ma mi sa dobbiamo andare sopra, ragazzi. Beh, che penso che non cambia un cazzo, perché alla fine devi fare tutta la pietra, ragazzi, quindi la cava elettrica, la
la pietra elettrica, come cazzo non la si chiama. Tanto qui c'è un bel Dribble, che anche lui volevo provare, Excadrill. Casomai, ragazzi, la serie su Pokémon Nero 2 o Bianco 2 invece di Nero. Ha usato Fossa, ragazzi. Metto Dracula, così non è effetto per un cazzo. E poi rimettiamo Frog. Tattica incredibile per non farsi colpire, ragazzi. Rana. Lo sapevo. Lo sapevo. O se usi Fossa, mi incazzo. No, vabbè, ragazzi, non ci sto credendo. Vabbè, ho capito. Non mi subì sta Fossa, va. Vabbè, non ci credo. Non ci credo. Non ci sto credendo, ragazzi. Dai, ma veramente? Va bene. Rana super efficace perché è coleottero. Fallisci, Frana? Lacerazione. Penso che mi fa frane. Dai! Cristo Dio, raga. Ok. No, vabbè, raga, il gioco ce l'ha con me. Il gioco ce l'ha con me, ragazzi. Il gioco ce l'ha con me. Oh, è incredibile. È incredibile, ragazzi. È veramente incredibile. Tre morti così in un modo stranissimo, però vabbè. Oh, è incredibile, è veramente incredibile, raga. Livello 34 Pyro. Tra un po' si evolve, raga, c'è incredibile. Zeb Striker. Fammelo fa con lui, va. Nitrocarica. Scintilla, va bene. Non penso che muoia, raga. Non lo so, non lo so se riesce a vincere Kaiman, ve lo dico. Ma forse sì. Ma forse sì, ragazzi. Un po' sfiga questa roba, eh. Va però, buono, buono. Bravo Kaiman. Incazzati, Cristo, incazzati. Ci siamo tutti contro, incredibile. Vediamo la sfiga. Ok. Molto interessante. Molto interessante, Sgranocchio. Molto molto interessante. Anche lui è il 28. Ok. OK. Allora. Ora la parte bella, ragazzi. Poi questa. Uno, due, e tre, e quattro. Vai, super pozione a tutti. Mannaggia, ragazzi, ma com'è possibile? Cioè, è incredibile. Guarda qua. Come rianimiamo la squadra in un modo pazzurdo. Come sprecare gli oggetti, Cristo Dio. Allora, poi, qua dove stiamo? Una Pokéball. Lumi in polvere, buono, ragazzi, buono. Quanto è lunga questa cava, comunque? Iperpozione. Dice, siccome abbiamo usato le pozioni, ragazzi, quindi ci sta. Qua c'è stata qualcosa, 100-100. No, non c'è niente. Ok. Caramella rara. Attenzione. Attenzione, la prima caramella rara del gioco. Vai, lottiamo con lei, ragazzi. Raga, ma che bel Pokémon! Ma bellissimo Pokémon Lilligant! Stupira!
che sarebbe Cotton? L'evoluzione di Cotton? Figo. Vabbè, ragazzi, cioè, mi ha confuso, eh. Porco. Niente, mi ha riconfuso. Raga, 100-100 che mi colpisco. Ok. Intendo come bisogna sprecare le pozioni, super pozioni, ste robe qua, ragazzi. Sembra fatto apposta, vi giuro, sembra fatto apposta. Tanto qua il repellente è finito. Io direi anche di usare la super pozione. Tanto ormai non l'abbiamo usata tanto, ragazzi. Ok, allora vediamo. Niente, qua sotto era solo sta parte qua. Quindi dobbiamo tornare qui e andare sopra. Ok. Attenzione. Attenzione ragazzi, lì ci sta N. Io direi di affrontare questi qui al volo proprio. Fermi tutti. Mi ha imparato Energisfera, ragazzi. Leva taglio furia. Energisfera mi ha imparato, ragazzi. Joltik. Buono. Buonissimo. Oh, abbiamo fatto questo qua. Cioè, ha un clink del cazzo. Ah, ok, guarda dove stavamo, ragazzi. Ok, facciamo anche questo al volo. Ok, abbiamo ucciso anche Tirtogua. Tirtoga. Qua sotto che è? Una Pokéball. Calamita. Va bene. E ragazzi, ora ci sta N. Al fondersi e confondersi di valori diversi, il mondo si va tingendo di tinte fosche e non posso ammettere. La separazione tra Pokémon e uomini sarà netta come tra bianco e nero. Ecco perché Pokémon bianco e nero, immagino. Solo in questo modo i Pokémon potranno diventare esseri completi. Questo è il mio sogno, un sogno che devo realizzare a tutti i costi. Riki, ce l'hai anche tu un sogno? Sì, mi rallegro. Avere dei sogni è una cosa meravigliosa. Ti sfido? Ok. Ragazzi, contro N. Attenzione. Ora perderò malissimo e ci romperà il culo. Boldor. Ok, meno male che c'ho Froggy per primo, se non sbaglio. Sì. Vai con Fanghiglia subito, Frog. Lotta pazzurda, ragazzi, dobbiamo essere concentrati. A uno di vita con vigore, va bene. Colpo di fango. E Boldor è andato. Ok. Joltik. Pyro perché ricordiamo Joltik è tipo elettrico, ragazzi, quindi se mette un volante muore male. Quindi mettiamo Pyro. Che gli facciamo. Oh, c'è agitazione. Che gli facciamo nitro carica. Siccome è coleottero, ragazzi, deve morire male. Perfetto. Ma stiamo andando benissimo contro N. Plink, lasciamo lui. Stiamo andando benissimo contro N, signori. E attenzione. Non mi ricordo che Pokémon c'è l'ultimo, però. Cioè, in realtà non mi ricordavo manco se avesse Joltik e Klink. Vediamo un po' l'ultimo Pokémon di N, ragazzi. Che è Pyrosid. Ok. Anche Pyrosid potevamo prendere, sinceramente. Però vabbè, ci sta, ci sta. Nitrocarica, ragazzi. E dovrebbe scoppiare perché è per 4, se non sbaglio. Ok. Perché è erba acciaio lui, vero? Perfetto, ragazzi. Hielo 30 Marash. E Easy contro N. Molto easy. Ma perché con il cuore pesante mi sono calato nei panni di allenatore per sfidarti e ne ho riportato solo una sconfitta? Come farò ora a proseguire nella ricerca degli ideali? Non sono degno dell'amicizia di un Pokémon leggendario. Righi. Attenzione, ragazzi. Attenzione. Ponentopoli è vicino. L'udito di Bella è sorprendente, ha sentito la tua voce da molto lontano, ma dimmi Riki, chi è l'allenatore che è qui con te? Sei Ralia, giusto? Classifichi uomini, i Pokémon secondo le regole decise da uomini, senza mettere neanche in dubbio il legame tra allenatori e Pokémon. Devi capire tutto, vero? Il tuo Pokédex non serve a niente, che cosa pensi di ottenere?
Oh, quanto astio. Tu hai il mio modo di pensare, ma anch'io ho il mio e non vale meno del tuo. Ogni singola persona dovrebbe decidere da sola come vivere insieme ai Pokémon. Ma in questo mondo, gli esseri umani malvagi fanno soffrire i Pokémon. Non posso chiudere gli occhi di fronte a tanta stoltezza. Ma ragazzi, che fantastico, ragazzi. Non mi aspetto che capisca e cambi idea da un momento all'altro, ma spero che un po' alla volta comprenda i sentimenti di tutti noi. Bene, io continuerò a raccogliere altri dati. Per approfondire la nostra amicizia con i Pokémon è importante conoscerli un po' più da vicino. Allora, Ricky, visto che sono la guardia del corpo della professoressa Araria, vado con lei. Guardia del corpo! Che cazzo? Ok, allora ragazzi, io direi di fermarci qui proprio. Allora ragazzi, spero che questo video, anche se è lungo, vi sia piaciuto perché la cava pietra elettrica, sinceramente, era lunghissima, ragazzi. Quindi nel video lasciate like, iscrivetevi. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao Kiki!